Devo dire che sono particolarmente soddisfatta che ci sia una convergenza trasversale per quanto riguarda il tema dell'elettrificazione delle linee regionali. Chi c'era nello scorso mandato lo sa molto bene che quello era un pallino mio in particolar modo. E mi sono spesa su questo tema anche con qualche soddisfazione, perché diciamo che questo impegno sta portando, e lo riconosco, ad impegni importanti per un asset che la Regione, e guardo l'assessore Corsini non a caso, deve rimanere strategico. Come sono strategiche le linee, appunto, la Parma-Suzzara, la Ferrara-Suzzara? La Ferrara-Suzzara è questa linea di 81 chilometri, dei quali sono già elettrificati i primi 46 fra il capoluogo e Poggiorusco, mentre i restanti 35 fino a Suzzara sono ancora percorribili solo con treni a diesel. La linea che va da Suzzara a Parma è di 44 chilometri, quasi tutti ad oggi privi di elettrificazione, compresi i primi 13 fino a Guastalla, capolinea della linea per Reggio Emilia, sulla quale sono in corso lavori per consentire il passaggio dei treni ad alimentazione elettrica. Se in tempi rapidi fossero elettrificati, come dire, in maniera prioritaria i tratti fra Guastalla e Suzzara e fra Suzzara e Poggiorusco, che complessivamente sono di poco sotto 50 chilometri, sarebbe possibile fare viaggiare treni ad alimentazione elettrica fra il porto di Ravenna, collegato con rete RFI a Ferrara, e l'area del distretto delle Ceramiche fino allo scalo di Dinazzano, oppure alla stazione di alta velocità Mediopadana che incrocia la linea FER Reggio Emilia-Guastalla. Si tratterebbe questa di un'operazione di enorme impatto per la logistica delle merci della nostra regione e nell'intero bacino padano, perché consentirebbe sia di togliere dalle strade migliaia di camion, sia di eliminare il ricorso alle inquinanti motrici a diesel. Inoltre riuscirebbe a migliorare in modo decisivo anche la mobilità delle persone, per esempio rendendo più fluidi e veloci i collegamenti fra Mantova in Lombardia e Reggio Emilia, anche in funzione dell'interscambio con la rete ad alta velocità, con la stazione Mediopadana, servita anche dalla linea Reggio Emilia-Guastalla. In altri termini, un intervento che comunque è di per sé limitato determinerebbe però un immediato, tangibile e rilevante vantaggio, costituendo un tassello ineludibile della svolta green da assicurare con decisione e tempestività. Sul fronte della mobilità è chiaro che una ripartenza completamente nuova deve essere fondata sulla mobilità elettrica, sia delle persone che delle merci. Questo è un impegno che stiamo cercando di portare avanti il più possibile. Si è visto in sede di bilancio, quando abbiamo chiesto di stanziare risorse anche per la riconversione del parco auto dei comuni, come è importante farlo anche per quanto riguarda i privati cittadini. L'elettrificazione delle due tratte da Guastalla a Suzzara e da Suzzara a Poggiorusco rappresenta un atto fondamentale per la ripartenza green, per la nuova mobilità elettrica, per la mobilità e la logistica sostenibile, che deve rappresentare una delle principali conquiste della durissima lezione che ci sta impartendo la pandemia. Assegnare quindi priorità all'elettrificazione del collegamento che va da Guastalla a Suzzara significa rendere collegabili con treni ad alimentazione elettrica il principale porto industriale dell'Adriatico settentrionale, che costituisce il naturale scalo marittimo industriale del bacino padano, e i distretti dell'Emilia centrale e occidentale e l'asse del Brennero con l'Emilia occidentale. Significa unire fra loro collegamenti veloci e sostenibili città come Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Mantova, Verona, Parma. Significa creare corridoi alternativi a quello nord-sud dell'asse del Brennero e a quello est-ovest della linea ferroviaria parallela alla Via Emilia da Milano a Rimini. Significa anche valorizzare, come si diceva anche prima, il nostro patrimonio, perché quelle linee allora pensate per treni a trazione diesel sono il risultato di interventi e lavori effettuati nei decenni, in qualche anno addirittura all'inizio del Novecento. Oggi noi dobbiamo comunque qui e ora fare la nostra parte. È questo il senso della risoluzione che abbiamo presentato, che è finalizzata a impegnare la Giunta a tenere sempre alta l'attenzione sul tema dell'elettrificazione delle linee ferroviarie regionali e in particolare a definire priorità all'interno del quadro di interventi che sono necessari, operando per garantire al più presto l'elettrificazione delle tratte, come si diceva, fra Guastalla e Suzzara, rendendo al più presto percorribile interamente con treni ad alimentazione elettrica il percorso fra Mantova,
Poggio Rusco e Reggio Emilia. Naturalmente, siccome la risoluzione anche della maggioranza va nello stesso senso della nostra risoluzione e si pone gli stessi obiettivi, sottolineando anche appunto l'importanza di elettrificare le nostre linee, come Movimento 5 Stelle la voteremo.